24 di aprile avrebbe compiuto 100 anni, 1922, data che ci ha dato tanti talenti italiani. Penso a Gassman, penso a Salce, penso a Pasolini. Era nata anche Susanna Agnelli, per ricordarla, una sua grande amica, Marisela Federici. Cucurru, cucù. Bravo Samuel. È bello vederti. Buongiorno. Grazie di essere tornata a trovarci. Marisela, che mi hai mandato un WhatsApp con la foto di Susanna detta Suni. No. E io ho detto, ma scusa, ma vieni, veniamola a ricordare. Ti ho mandato, ci hai pensato un attimo e ho detto, lo voglio fare. Lo farò. Sai, è curioso che in questo paese fanno... quando compiono 100 anni, una data credo abbastanza importante, qui si festeggiano tutti, attori, cantanti, anche i banditi. Credo che solo la stampa ha fatto un ricordo e chi la voleva bene. Allora, questa canzone l'hai scelta tu perché piaceva molto a Susanna, giusto? Sai che è la prima volta che parlo serenamente di Suni con te, perché so che sai fare domande. Sì, questa canzone è di Caetano Veloso e mi ricorda un momento in cui lei... siamo andate a vedere un film che era Parla con lei di Almodovar e questa canzone era suggestiva, meravigliosa. Lei ha detto, me la fai cantare un giorno dove non poteva ascoltarla. Io ho detto, ma sei pazza, te la faccio sentire da vivo. Ho cercato Caetano Veloso in tutto il mondo. Non ti voglio dire che cos'è stato. È venuto, poi ho fatto un bellissimo concerto alla Villa dei Quintili, l'ho regalato al Faro, e poi l'ho invitata a casa e ho ricostruito la scena del film. Una cosa divina. Adesso però non lo posso più vedere, mi ha fatto talmente soffrire far arrivare Caetano a Roma che non... Allora, c'è anche Luca Cordaro di Montezemolo che saluto, vediamo insieme una clip di una bellissima intervista di Susanna Agnelli, che ricordo è stata, tra l'altro, parlamentare, prima donna sottosegretaria al Ministero degli Esteri. Si può fare così a Luca, no? Prima ministra degli Esteri del governo Dini, e ha inventato Telethon, tanto per dirne qualcuno, nonché sindaco del Montargentario, Susanna Agnelli. Così parlava del suo rapporto del tema. Mi pare che lei sia sempre ribellata così a questo concetto della donna intesa come, sempre, così, come destino o come destinata a essere soltanto la moglie di qualcuno e non essere anche un individuo, no? Io, guardi, forse mi sono sempre ribellata, ma devo oggi riconoscere che mi sono ribellata senza alcun successo. Se lei pensa che oggi, io sono deputata al Parlamento, ho fatto il sindaco per molti anni, 2 o 3 cose nella mia vita le ho fatte, non molte. E Scalfari scrive in prima pagina della Repubblica, che Scalfari considera un giornale progressista, scrive a proposito di qualche cosa che io ho detto, la sorella di Gianni Agnelli, insomma dico, io ancora non vengo considerata Susanna Agnelli. Certo, allora Montezemolo, che poi so che ci deve, insomma, ha ritagliato qualche minuto e noi siamo un po' in ritardo, quindi vengo subito da lei. Qual è il suo primo ricordo di Susanna Agnelli? Un'immagine che la definisce. Conosciuto, intanto le voglio dire che mi fa piacere di parlare di Suni, non l'ho mai fatto, lo faccio in occasione dei 100 anni, perché è un momento particolare. Io ho conosciuto Suni che avevo 9 anni, adesso ne ho pochi di più, però insomma sono passati molti anni, avevo 9. Ed ho un ricordo sempre... di una donna meravigliosa, di una donna che ha prima di tutto ha avuto una grande passione per il proprio paese, di una donna coraggiosa, di una donna che ha sempre pensato anche a chi aveva più bisogno e soprattutto di una donna che, malgrado quello che dice nell'intervista e malgrado la pesante eredità familiare, eredità nel senso di essere la sorella di un uomo come Gianni Agnelli, altra persona a cui ho voluto molto bene, ha sempre saputo crearsi una propria strada, una tra tutte, partendo da zero, inventando una cosa meravigliosa come Telethon. 2 citazioni: le donne sanno fare quasi tutto meglio degli uomini, è così evidente che non c'è bisogno di scalmanarsi tanto per dimostrarlo,
E poi pare che quando stava in Farnesina, nell'articolo della Stampa molto bello che citava Marisela, pare che avesse detto ai suoi collaboratori al Ministero degli Esteri, per dare anche un'idea della tempra della donna: dimezzate la lunghezza dei miei discorsi, comunque nessuno li ascolta. Lo trovo geniale. Ironica. Questo non basta mai. Dopo ogni discorso uno pensa sempre che se avesse parlato la metà del tempo avrebbe fatto meglio. Ecco, lei era molto, molto coincisa. Ecco, beh, perché fa parte dell'intelligenza, non amava parlarsi addosso, ecco. E parliamo di Telethon, perché questa peraltro è anche la settimana, Telethon, perché potete trovare in piazza i cuori di biscotto di Fondazione Telethon per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche. Oggi sembra tutto scontato perché Telethon fa parte del nostro quotidiano, no? Ogni anno ovviamente ci diamo da fare per comprare, per divulgare, eccetera. Però fu lei a portarlo in Italia, perché era un'attività che si svolgeva negli Stati Uniti, giusto Montezemolo? Sì. Questo viene dalla sollecitazione avuta da alcune famiglie con dei bambini malati. Telethon ha iniziato soprattutto occupandosi di distrofia muscolare. Oggi, grazie al lavoro di tanti eccezionali ricercatori, lavora nelle malattie rare, nelle malattie genetiche, e devo dire che grazie alla collaborazione trentennale con la RAI, questo lo dico forte, che in questo caso è un vero servizio pubblico, la ricerca è entrata nella casa di tutti gli italiani, e mai come in questi ultimi 2-3 anni tutti si sono reso conto di quanto la ricerca sia importante. Poi da questa fotografia che voi fate vedere voglio anche sottolineare un meraviglioso rapporto che c'era tra i due fratelli, tra Gianni e Susanna, rapporto vero, rapporto profondo, rapporto di affetto, e che li ha accompagnati fino all'ultimo giorno delle vite reciproche. Peraltro c'era la differenza solo di un anno, no? Lei era più piccola di un anno. E un aneddoto, una cosa che si ricorda di Suni, qualcuna frase che le ha detto? Gliene potrei raccontare 5.000. Quello che mi fece più piacere, devo dire la verità, è un aneddoto, ne potrei raccontare aneddoti di gioventù, però insomma li tengo per me. Invece quando vincemmo un campionato del mondo, che è stato poi l'ultimo nella storia della Ferrari nel 2007, con Kimi Raikkonen, la prima telefonata fu di Suni, e vide una mia fotografia che esultavo e la prese come fotografia, diciamo, per copertina di Telethon, per far vedere la forza, per far vedere l'entusiasmo, la passione che c'è dietro a Telethon. Diceva: non è che vuoi i diritti guarda, in via eccezionale per Telethon è gratis, ma lei lì per lì che me lo chiese veramente. No, voglio dire solo una cosa per chiudere, voglio dire una cosa che secondo me è importante quando lei diceva delle donne. Vede, Suni tutte le cose che ha fatto, le ha fatte A, con passione, B, senza voler troppo apparire, perché ha scritto un libro bello, perché ha fatto bene il ministro degli esteri, perché ha fatto bene il sindaco dell'Argentario, parlando già allora fortemente di ecologia, di ambiente, e l'ha fatto sempre con grande passione, con grande dedizione e con grande amore. Credo che questi siano elementi che in momenti come questi, non voglio fare del populismo, della demagogia, passione, attenzione a chi ha più bisogno, sia qualcosa di fondamentale. Quindi mi fa piacere di ricordarlo, grazie di avermelo chiesto. Grazie a lei per averci dato questo ricordo, perché è vero, fa parte un po' anche dell'understatement di Casa Agnelli, che comunque ce li fa ricordare un po' come i Kennedy italiani, no? La nostra Royal Family, ed è un motivo per il quale è sempre una classe, la classe di un mondo che forse non esiste più tanto. Io devo andare alla pubblicità, ringrazio Luca Rodale Montezemolo, vi ricordo. Si può salutare weekend. Luca, no? Certo. Ciao Luca. C'è Marisela Federici. Ciao Luca. Piovono baci. Pubblicità, ricordatevi Telethon Weekend. Siamo qui con Marisela Federici e ricordiamo, cercando insomma di farlo nel migliore modo possibile, Susanna Agnelli. Sei entrata con questa spilla, caro una libellula, perché?
Perché io penso che è qualcosa che potrebbe rappresentare bene Suni. Simbolizza non solo la libertà, il coraggio, la padronanza di te stesso, cosa che lei aveva, una donna, io però direi anche molto protagonista. In tutto, si è dedicato agli altri fin da giovanissima. Lei cercava di dare una mano a quelli che avevano bisogno. Questo è una si chiama generosità. Voi come vi siete conosciute? E come vi siete conosciute? Perché siete rimaste così amiche per più di 30 anni? Adesso te lo dico. Giusto? Guarda, ci siamo conosciute alla presentazione di Vestivamo la Marinara. È stato molto buffo perché era in un'ambasciata che non mi ricordo quale. Ho il libro sopra. Allora stavano firmando gli autografi, ho detto mettimi una cosa molto bella. E lei ha scritto, come non può essere carino quello che si scrive, come non può essere bello quello che si scrive a una così bella. Sai, Serena, c'è un qualcosa nella vita che si chiama l'empatia. E non è perché lei ha questo cognome, perché anche se fosse stata, non so per dirti, la nonna di Cappuccetto Rosso, a me sarebbe piaciuto avere un'amica così. L'empatia non la puoi, l'empatia è qualcosa che ti porta a aprire, anzi che ti porta a aprire la grande amicizia. E insieme avete fatto viaggi, bellissimi. New York, Svizzera, quella famosa clinica svizzera per stare dalle cose più intellettuali alle cose più fisiche. Ti dico perché lei era una donna moderna, quasi una chiaroveggente. Lei aveva questo dono di capire benissimo, tu le presentavi qualcuno e ti diceva va bene, non va bene. Quindi tu ti fidavi moltissimo di lei? Sì, è una donna che sì mi ha, non solo mi fidavo, mi ha insegnato molto. Prima di tutto ho una enorme gratitudine perché mi ha insegnato a essere una buona madre. Cosa meglio, all'epoca ero molto viziata, difficilissima. No, buona madre e buona padrona di casa, questo lo devo a lei. Mi ha insegnato a cucinare, capirai. Ma perché lei cucinava? Ma certo, Suni la sera si faceva il suo mangiare, tutto organizzato, aveva una cucina bellissima in via 24 Maggio. Voi eravate vicine di casa, di rimpettaglie, giusto? Porta a porta, guarda. E a casa tua, alla Furibonda, possiamo vedere le immagini, c'è la stanza di Suni. Ma guarda, niente di personale, ti dico che cosa. Eccola. Ecco, questa perché è un alla Furibonda ogni stanza ha un nome. Questo letto era il suo letto veramente, ma me l'hanno lasciato a casa mia perché forse non sapevano dove metterlo. E in quella casa c'è anche la sala, la stanza Guttuso, la stanza dei sigilli, il manicomio, per un po' organizzare con il personale dove devono lasciare certe cose. La rivediamo Susanna Agnelli sempre in questa bellissima intervista di Bisiak, che parla della sua famiglia. La perdita di suo padre, scusi se faccio una domanda molto personale, cioè per lei è stata, ha segnato un momento importante nella sua vita? Sì, moltissimo. E da allora io, quando mia madre se ne andava, avevo sempre paura che morisse. Cioè, voglio dire, a quel momento ho capito che effettivamente una persona può uscire di casa a mezzogiorno e non tornare più. La figura di suo nonno, che poi è stato il fondatore della Fiat, Giovanni Agnelli, no? E da quel momento è diventata più importante per lei? Sì, più importante anche perché lui ha fatto di tutto per essere molto importante nella nostra vita. Ecco, i suoi rapporti con i suoi fratelli, con le sue sorelle, no? Attraverso gli anni, mi pare che tra lei e Gianni c'è sempre stata una particolare amicizia. Sì, vi siete capiti molto bene, insomma. Sì. Continua ad esserci una grande amicizia, sì. E continuiamo ad essere tutti molto legati. Il fatto di essere un Agnelli, no? In un certo senso ha condizionato la sua vita? Sì, sicuramente l'ha condizionata, non c'è dubbio. Essere un Agnelli, do il benvenuto a Federico Geremicca, vice direttore della SEC, all'epoca vice direttore della stampa. Grazie. E che frequentava Gianni Agnelli, che andava spesso a trovarvi in redazione.
cosa voleva dire per Susanna essere un Agnelli? Investivamo la Marinara, c'è questa famosa frase della governante, questa Miss Parker, che gli diceva sempre, ricordati che sei un Agnelli. Detto così è anche un po' una condanna. No, ecco, oltre esattamente. Oltre che un privilegio, ovvio. Esattamente, secondo me questo per loro è stato un handicap, perché loro hanno dimenticato il io e l'essere se stesso, perché dovevano ricordarsi di essere un cognome. Non lo so se lo avete ma capito. Ma lei ti raccontava, non so, ti capitava di dirti vorrei fare questa cosa ma non la posso fare. No, ma lei la faceva invece. Lei era una trasgressiva fantastica. Tipo cosa faceva? Ma era molto originale. Ti dico, era una donna molto moderna per l'epoca. Fammi un esempio di una cosa un è vero, po' pazza che può aver fatto. Serena, tante cose, non so che dirti. No, tante, amore mio, tante. Sono diventata molto prudente. Ma perché tutta questa prudenza? Perché sempre, sai, a una certa età, è quello che stavamo dicendo noi prima, io sono sicura che sia Paolo, mio marito, che Suni avrebbero voluto vedermi così, un po' più saggia, un po' più prudente, un po' più calma. Non si dice tutto quello che uno ha da dire. Va bene, dai. Senti, invece vi leggo qualche pezzetto di questo film, questo libro che andò benissimo e pare non diventò un film solo perché Gianni Agnelli ne comprò i diritti perché dopo. Non voleva, a proposito delle cose da dire o da non dire, non voleva vero, che diventasse un film che avrebbe avuto sicuramente molto successo. Perché secondo te, Federico? Perché non voleva... Ma perché, insomma, Suni più di tutto, ma la famiglia ha cercato di mantenere una certa riservatezza fin quando è possibile. Naturalmente, se ti chiami Agnelli, questo diventa, diciamo, molto, molto complicato. Quindi era il tentativo di difendere un po', diciamo, questo... Ma era bello questo libro, difendere... No, il libro è bello, è difficile sapere cosa sarebbe diventato, diciamo, trasferito sullo schermo. Quindi credo che la prudenza e l'avvocato, diciamo... Fosse ci davano da mangiare quello. Sempre quello che più odiavamo. Credo che facesse parte della nostra educazione britannica. Dovevamo finire tutto quello che ci veniva messo sul piatto. Il mio incubo erano le rape e la carne, nella quale apparivano piccoli nervi bianchi ed elastici. Che orrore! Se uno non finiva tutto quello che aveva nel piatto, se lo ritrovava davanti al pasto seguente. Il dolce lo sceglievamo a turno, uno ogni giorno. Quando era la volta di Maria Sole, noi dicevamo: adesso, per l'amor di Dio, non scegliere gran caramel che nessuno lo può soffrire. Oppure avevamo una camera per uno e quando Miss Parker entrava le buttavo le braccia intorno al collo, la stringevo e le supplicavo di lasciare la mia porta aperta soltanto un pochettino così che potessi vedere la luce. No, no, rispondeva calma, devi imparare a dormire al buio. È silly, quindi sciocco, avere paura. Quando se ne andava per un po' vedevo la luce della camera da gioco spuntare dallo spacco al fondo della porta, poi quando la luce si spegneva ero agghiacciata all'idea di essere al buio. Mi alzavo, entravo nelle camere dei miei fratelli e li guardavo dormire. Era come se non ci fossero, perché non ci potevamo parlare e non mi vedevano. Era come se io fossi morta e avevo ancora più paura. Te la raccontava questa paura infantile? Ma poi è paradossale, perché pensa che lei all'Argentario, quando era sindaco, lei viveva sola, in una casa che aveva scale al mare, si poteva entrare dovunque. Lei, anche quando è diventato ministro, è stato un problema la sicurezza, mantenere una sicurezza. Quindi lei una confidenza sulla sua infanzia, su queste... Sai, in quella famiglia la vera verità è che si parlava poco di quello che era la vera famiglia. Per esempio, non so se tu ti sei reso conto, loro hanno parlato pochissimo della propria madre. E dopo che sono morti, i morti sono sempre morti, non se ne parla più. Tanto è vero che il centenario avete parlato voi. Sì. Poca gente ha ricordato questi 100 anni di Suni, una donna che è stato il primo ministro degli affari esteri d'Italia. Peraltro, ma neanche la Farnesina l'ha ricordata. E, dicevo, da un punto di vista invece personale, qual è il racconto più intimo che lei ti ha fatto e che pensi la rappresentasse? Il più intimo. Che si possa dire in televisione, ovviamente. Suni aveva dei grandi amori. Aveva un grande amore per Raimondo Lanza. Credo che lei si è sposata così velocemente, quasi quasi, perché conoscendo il suo caratterino, per fare un dispetto a Raimondo. Lei lo ha raccontato in questa intervista di Vizia, che e lei andava lì, stavano al bosco, andavano a questa casa bellissima, al Gianicolo, credendo che lei fosse la vera fidanzata, mentre lui ne aveva due o tre. Poi a un certo momento è scomparso
E sposò un'altra signora, e lei sposò Urbano Rattasi, con cui ha avuto 6 figli. Ma pensi, la vita di Suni era una vita quasi irreale, perché poi lei se n'è andata in Argentina, dove ha avuto solo figli. Poi è tornata ed è uscita questa donna meravigliosa, piena di entusiasmo, di curiosità. Lei amava molto stare con la gente giovane. Io di lei ho imparato tutto quello che era la vita di una donna che ha vissuto una guerra, che è stata Croce Rossina, che ha dato moltissimo, impegnata in politica, impegnata in quello che voi chiamate il sociale, come ha raccontato Luca. E di me sicuramente lei amava la mia spensieratezza, la gioia di vivere, la giovinezza, la follia, è vero, questo è vero. È per la cui, sua parte folle. Ma anche lei la parte saggia, che mi mancava. E per questo la vostra amicizia è durata così a lungo. Tu Suni l'hai conosciuta? Sì, l'ho conosciuta, ho avuto con lei però un rapporto diverso da quello che ho avuto poi successivamente con l'avvocato, che per motivi di lavoro, ma anche prima parlavi di empatia, no? Empatia, che con l'avvocato è quasi inevitabile l'avvocato scattasse. L'avvocato arrivava, ecco, una cosa che veniva in redazione e si sedeva con voi tutti i giorni. No, tutte le volte che veniva a Roma però. La scusa era che succede qui al governo, ma poi si parlava di tutti. Io ricordo le liti fatte sul calcio, perché diciamo lui rimproverava a me, che ero napoletano, come se fossi il presidente del Napoli, il fatto che Maradona era l'unico che gli aveva detto no. Nella sua vita non aveva avuto dei no, se non quello di Maradona, che rifiutò di andare alla Juve e se la pigliava con me, come se io potessi qualcosa sulla volontà di Ironia Maradona. Ironia della sorte, De Laurentiis ha preso una casa lì a via 24 Maggio. Sì. Davvero? Sì. Gianni Agnelli, vediamo questa intervista. Chi era americana? Era la sua madre nonna. Di mia nonna, sì. Che è un'americana scozzese, diciamo, che venne alla fine del secolo a Roma, sposò mio nonno e non tornò mai più in America. Che tipo era questa nonna americana? È un grosso carattere. E con voi nipoti come si comportava? Beh, gentilissimo, poi molto divertente. Lei Malaparte lo ha conosciuto? L'ho conosciuto se non mi piaceva affatto, non mi piaceva affatto. Detto questo, mi piace molto il lavoro che ha fatto, mi piace moltissimo come scrittore, rileggendolo, ma come persona non mi piaceva affatto. No, invece a me Malaparte piaceva moltissimo. Prima di tutto mi piaceva moltissimo perché mia madre lo amava. E quando io vedevo mia madre con Malaparte, la vedevo felice. Dividerei i ricordi dei rapporti miei con mio nonno in due tempi, diciamo fino a quando mancò mio padre. Nel primo periodo era di rapporti di un nonno con un nipote, quindi il ruolo del nonno era quello sempre della massima indulgenza, della massima protezione verso i nipoti. Quando poi mancò mio padre e venne a vivere più vicino a lui, evidentemente era un uomo autoritario, severo, affettuoso, ma non facile e certamente non abituato a un tipo di concezione permissiva dei rapporti anche di carattere familiare. Perché il nonno, che era il fondatore della Fiat, e crebbe anche questi ragazzi perché il papà morì in un incidente automobilistico. Questa cosa come ha segnato i Suni fratelli? Suni aveva 18 te? Anni quando è morto il padre. No, aveva, aspetta, 8 anni. Suni era una bambina, la madre è morta anche lei in un incidente terribile di macchina, aveva 18 anni. Suni era piccolo, non hanno visto. È una famiglia che ha passato. Non hanno visto molti dolori. Devo molti dire, dolori. Molti dolori. Anche da questo, diciamo, spesso si fa questo paragone con la famiglia Kennedy, mm-hmm. No? Sono due famiglie che in qualche modo raccontano perché hanno il paese. Perché hanno avuto il potere. Hanno avuto ma il potere ognuno non solo, una vita. Naturalmente hanno avuto il potere, hanno avuto molto bene al loro paese. La famiglia Agnelli, in particolare, più che a un paese, a una città addirittura. Hanno avuto contatti con la politica proficui e hanno avuto molti dolori, diciamo. Quelli della famiglia Kennedy li conosciamo, ma anche la famiglia Agnelli. Sì, ma perché sono personaggi Edoardo, pubblici. Insomma. E il problema è che purtroppo tutto questo alone di grandezza crea delle grandi gelosie, i grandi, non so come dirti, non è che il popolo ami molto questi personaggi. E se dico il popolo, ecco, basta vedere queste fotografie, loro sono rimaste comunque nell'immaginario, no? Bellissime. Anzi, secondo te perché erano comunque sono
agli Agnelli si perdonava un po' tutto, Federico? Ma intanto perché, come dire, avevano contribuito in maniera decisiva alla crescita del paese, non ce lo dimentichiamo mai. La Fiat ha fatto un po' da traino, con delle storture anche, ma ha fatto da traino. Poi era una famiglia, oggi si direbbe glamour, no? Assolutamente, famiglia, sì, ma che guarda che meraviglia, mode, che bellezza. No? La cosa tu pensa i colletti della camicia di Bob Kennedy e l'orologio sulla camicia, la cravatta sul maglione dell'avvocato, quindi sono queste famiglie che ma lo potevano mettere, lo poteva mettere solo lui, perché qualunque altro era veramente ridicolo. Ci provava, diventava ridicolo. Vabbè, ma questo fa la differenza. La cosa più divertente che ti ha raccontato, se tu pensi a Gianni Agnelli, la cosa in tutti questi pomeriggi di cofrequentazione? Ma una volta, guarda, mi interrogò sulla finanziaria che stava per presentare il governo Amato, lui era senatore a vita, io quando gliela spiegai tutta, voleva capire bene, cioè, disse: avvocato, ma ha problemi, diciamo, su che voto esprimere? Dice: no, io voto sempre sì alle finanziarie del governo. E allora perché mi chiede tutte queste informazioni? Ma era una col quale era piacevolissimo passare il tempo. E la frase l'amore da cameriere, l'amore è una cosa da cameriere, sì. Era vera? Quello la diceva Suni tutto il tempo. Cioè? Che no, innamorarsi era una cosa una da cameriere. Una debolezza da cameriera. Sì. C'era Teresa che era... Ma lei non si era mai innamorata, si era innamorata? Ma certamente, era una donna che viveva d'amore, Suni, era una grande romantica. Aveva questo aspetto così duro, ma era una donna piena di tenerezza. E poi c'era Teresa che era questa cameriera alcolizzata, divina, che si innamorava anche lei facilmente di quel droghiere che stava a Piazza lì a Fontana dei Trevi. Sembra Downton Abbey. È una vita. È un attimo che c'è. Guarda, però se c'è una cosa da, secondo me, da raccogliere dell'eredità di Suni, è quella che io definisco una clamorosa pubblica riservatezza. Lei è stata una donna pubblica, ma è una delle donne più riservate che io abbia mai conosciuto. Tieni presente che io ho scoperto per caso, perché fui mandato da Scalfari a fare un'inchiesta nella Roma povera, che all'ostello e alla mensa della Caritas a Termini. Ma certo, l'abbiamo aiutata a fare quello. Tutti i mercoledì pomeriggio Suni andava in assoluto incognito a portare vestiti in e incognito cibo. Mi sembrava un po' difficile, però, una donna così. Però non lo sapeva nessuno. Ma no, ma andavamo insieme. Senti, sì, ma la fragilità invece di Susanna qual era? Fragilità? Sì, ne aveva? E chi non ce l'ha fragilità? Non sarebbe... Qual era la sua fragilità secondo no, te? Era molto organizzata lei. Per esempio una fragilità, un dono, amava il giardinaggio, amava... Ecco, amava decorare le case. Lei ti prendeva questo studio e in mezz'ora ti cambiava tutto. Bravissima in quello, bravissima a fare la decorazione delle case. Le sue ceneri per sua volontà sono state disperse? Del le mare, sue cenere, sì. Dell'argentario? Sì, no, disperse, sono state, è stata cremata come tutte le persone che hanno rispetto per quelli che rimangono vivi. Io l'ho già detto ai miei figli, però io non ho voglia queste tempeste, questi uracani. Voglio nel bagno e una bottiglietta di Chalimar per mandare via. Tanto va a finire cioè, al mare. Cioè le tue ceneri dove le vorresti? Io li vorrei come quelle di Paolo, che sono a casa. Che sono a casa tua, sì. Che voglio essere cremata perché bisogna avere rispetto per quelli che rimangono. Ma lo Chalimar che c'entra? Così per non aprire un po'... una scia di qualcosa, un ricordo, se vogliono. Guarda Serena, dopo che uno muore, pace all'anima nostra, basta. Senti, per te la tua vita senza Suni com'è stata? Come? Non mi vedi? No, vabbè, diciamo, cosa ti manca più di lei? Mi mancano i suoi consigli, moltissimo. Molto. La cosa più importante che ti ha detto, una frase? È insegnarmi a curare un giardino. Ah, se io la vedessi... solo quello, dai. No, 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 beh, Serena... meglio curare il giardino. La cosa più... fammi pensare perché mi metti... No, sai che mi piacerebbe rivederla, darle una mano. Noi facevamo delle bellissime passeggiate sull'Appia Antica, in posti così, e portarla a vedere il giardino, vedere le ortensie, dirle quante cose mi ha insegnato questa donna. Non so se lei come amica era stupenda, molto dura, perché Suni poteva darti un consiglio che ti demoliva e lo sanno bene chi l'ha conosciuta. Lei ti poteva distruggere in un minuto. Però era appassionata, che ti posso dire? Era vera. Non so. Grazie Marisela Federici, grazie Federico.